Buon pomeriggio, gentili signore e signori, e buon pomeriggio al nostro Cesare Orler. Buonasera a tutti. Bentornato. Questa, lo ricordo, è l'unica trasmissione di tutto il palinsesto di Orler TV realmente svincolata da ogni fine commerciale. Come vedete, compare soltanto in alto a sinistra il marchio storico di questa azienda, che deve tutto ovviamente al suo creatore, il nonno di Cesare, il grande, il grandissimo, indimenticato e indimenticabile Ermanno Orler. E poi sulla destra, sempre in alto nel vostro teleschermo, il marchio della trasmissione condotta da Cesare. Cesare, allora iniziamo prima con una battuta. Mi ha fermato una persona lunedì dicendomi: Cesare è lo Sgarbi del futuro. Io ho detto: no, guardi, forse lei si sta sbagliando, è Sgarbi che è il Cesare Orler di 20 anni fa, 30 anni fa. Lasciamo perdere questi paragoni, sì, non sì. Ha bisogno di nessun paragone, e secondo me, se si vuole fare un augurio buono a Cesare, bisogna indicare altri riferimenti. Allora, Cesare oggi ci regala una puntata meravigliosa. Parleremo di Guggenheim Museum qui a Venezia, parleremo di Peggy Guggenheim. Parleremo di che cosa, Cesare? Allora, sia della collezione permanente, che diciamo tanti hanno già visto più e più volte, però in occasione di questa mostra in corso che ha inaugurato circa 3-4 settimane fa, che si intitola Peggy Guggenheim, l'ultima dogaressa, quindi è una mostra omaggio a lei, e secondo me è una di quelle mostre veramente interessanti, perché sono quelle mostre sui galleristi, sui collezionisti, sui mecenati, così come era stata fatta la mostra di Carlo Cardazzo circa 4-5 anni fa, sempre al Peggy Guggenheim di Venezia. E quindi della collezione permanente, che vede un nuovo allestimento, perché molte delle opere che solitamente sono lì sono state spostate nell'ala per la nuova mostra. Certo. Quindi quello sarà l'ultimo video di questa trasmissione, e invece il primo video è quello della mostra in corso. Allora, ecco, è stato fatto un allestimento tematico, che sono quelli che io preferisco, in maniera incredibile, perché è stato sia tematico sia neanche cronologico, però hanno sfruttato varie occasioni della vita di Peggy che hanno permesso di radunare alcune opere. Una di queste è stata, diciamo, l'ingresso di Peggy a Venezia, quindi la Biennale del 48, la prima sia di Pallucchini sia la prima da dopo la guerra, quindi quando la Biennale dopo 6 anni di interruzione ha riaperto i battenti. E diciamo, Pallucchini in questa prima biennale aveva deciso di fare un resoconto di tutte le avanguardie precedenti che, diciamo, durante il ventennio fascista erano state passate in sordina. Quindi è stata una di quelle biennali che ha segnato una cesura, così come quella del 64, e che ha permesso un reale aggiornamento di tutti quei caratteri che erano stati persi. È la biennale in cui si vede una sala solo sul cubismo, una sala sulla metafisica, una sala sul futurismo, una sala su Kandinsky, Die Brücke, De Stijl, tutte le avanguardie. Quindi diciamo che da lì in poi è stato proprio un cambio di generazione. Ecco che Peggy in quell'occasione fa il suo ingresso a Venezia dopo aver chiuso a New York la sua storica galleria, che si intitolava Art of This Century. Quindi lei abbandona il suo ruolo di gallerista per dedicarsi più al collezionismo. Quindi lei compra il Palazzo Venier dei Leoni a Venezia sul Canal Grande e decide di non comprare e vendere più le opere come una gallerista, anche se poi lo fa in maniera diversa, e di espandere la collezione. All'inizio lei non trattava alcun artista italiano. Lì a Venezia il primo che incontra è Emilio Vedova al Caffè dell'Angelo, quindi lui poi le presenta San Tommaso, conoscerà Tancredi nel 51 grazie alla conoscenza di Bill Congdon, e quindi lei inizia a collezionare vari artisti italiani. Quindi la mostra si sviluppa con un primo resoconto di quello che aveva già prima, dall'espressionismo astratto, Pollock, De Kooning, Franz Kleene, vari artisti, per arrivare poi a una sala, secondo me la più bella, che è stata anche, diciamo, l'argomento del post che in questi giorni ha fatto credo il record di sempre, perché in 3 post tra Facebook e Instagram sono stati 1500 like in tutto, che è un numero da paura, specie per
per l'arte, perché l'arte non attira mai i like, specie se non si mettono il bacio di Klimt, la notte stellata di Van Gogh, che quelli allora, apriti cielo, sono a chiappa like, ma tutte le altre opere di solito vengono un po' più snobbate. Invece l'apprezzamento è stato tanto, specie per il fatto soprattutto che io ho messo in evidenza come Peggy Guggenheim, dopo aver avuto un occhio allenato a riconoscere gli artisti dell'espressionismo americano, abbia spostato tutto il suo interesse su Bacci, Vedova, San Tommaso, Tancredi, alla pari di quelli, quando invece a livello di mercato, di interesse internazionale, eccetera, non si possono neanche confrontare questi due macro argomenti. Ecco che a mio avviso l'opera che mi ha stupito di più di tutti era proprio il Bacci. Un Bacci da panico, perché era un'opera che di solito non veniva mai esposta all'interno della collezione, come tante opere che vengono etichettate di serie B, mai da Peggy, ma da tutti quelli che ora ne detengono le redini di questa collezione, e che era, diciamo, perennemente in cantina. L'hanno tirata fuori e ho visto anche da tanti altri profili di gente che ha visitato che quell'opera non è passata inosservata, anzi ha attirato molti sguardi. E quindi è interessante notare come le curatrici, di cui una di queste sta tenendo adesso un corso di arte contemporanea avanzato al Guggenheim, che sto seguendo da un po', molto molto interessante, per dire, ha fatto la prima lezione questa insegnante che viene dall'Accademia di Belle Arti di Brera, una lezione sugli artisti italiani collezionati da Peggy Guggenheim da quando si è spostata a Venezia. E il programma si imperniava su quattro artisti, che erano prima Vedova, poi San Tommaso, poi Bacci e poi Arnaldo Pomodoro. Questo insegnante cosa ha fatto? Ha speso la prima, era un convegno di 2 ore, la prima mezz'ora su Vedova, la seconda mezz'ora su San Tommaso. Chiunque si sarebbe aspettato che la seconda ora l'avrebbe divisa equamente tra Arnaldo Pomodoro e Bacci, invece si è fermata e ha detto: ora mi dispiace ma devo andare fuori tema, c'è un artista da cui non si può prescindere per spiegare la figura di Peggy e di tutto quello che ne è derivato, che è quella di Tancredi. E da lì lei ha esaurito tutta l'ora su Tancredi, quasi tralasciando gli altri due che non erano gli ultimi arrivati. Però per dire la potenza che ha avuto Tancredi, su cui ho appena finito la tesi, che mi ha permesso nel post di dire: Tancredi è stato il secondo artista più promosso da Peggy Guggenheim dopo Pollock. Assolutamente. Il secondo della storia. È stato quell'artista a cui lei, a lui e a lui solo, ha permesso di avere una stanza all'interno della sua casa per dipingere. Poi solo con Bacci farà un compromesso neanche a livello di questo. Lei proprio ha preso Tancredi, l'ha visto squattrinato, l'ha visto in un periodo non troppo roseo, e l'ha preso molto a cuore, l'ha presentato a Cardazzo, che aveva iniziato a conoscerlo da pochi mesi, perché incontra Tancredi e Cardazzo sempre nel 51, dopo che avevano collaborato per la mostra di Pollock nel 50 a Venezia, la prima mostra in cui si porta Pollock in Europa. E Cardazzo fece la prima mostra in una galleria privata di Pollock, quindi loro entrano in contatto, Peggy e Carlo Cardazzo, per la figura di Pollock, e da lì il tutto si sposta su Tancredi. Ecco che Cardazzo fa durante quei 10 anni di vita di Tancredi, perché si parla dal 51 fino al 60, in cui lui poi si sposta da Venezia e nel 64 viene a mancare. Vengono organizzate una decina di mostre tra la Galleria del Cavallino a Venezia, quella del Naviglio a Milano e la Selecta di Roma, una decina di personali di Tancredi. Collettive sullo spazialismo se ne perde il conto, ne ha fatte veramente anche all'estero molte. È stato interessante il sostegno di Peggy verso questo artista. Ora io prendo Tancredi perché è il caso principe di come lei abbia investito su un artista in cui veramente credeva. È una cosa che da quando lei è morta poche altre volte è stata fatta per artisti. E lei cosa ha fatto? È forte dei rapporti che aveva con i musei americani, con i collezionisti di tutta Europa, ha iniziato a proporre il lavoro di Tancredi anche all'estero, e nessuno in Italia aveva la forza di fare questo, perché neanche Cardazzo poteva dire
a Tancredi ti organizzo una mostra a New York. Non aveva i contatti nei primi anni 50 per farlo. Invece Peggy, intorno al 57, quando in teoria aveva già troncato i rapporti con Tancredi, perché era una figura sopra le righe, era una figura difficile da gestire, che aveva questi alti e bassi, in cui in un momento anche i vari amici, da Guidi a Vedova, ne parlano come un amicone che appena prendeva i soldi per la vendita di un quadro andava a offrire ai bar tutto, in una sera si mangiava tutto il guadagno, al giorno dopo che era senza un euro e litigava con chiunque, quindi una figura che o si amava o si odiava. E Peggy aveva già, diciamo, troncato il rapporto, perché Tancredi aveva, diciamo, si considerava sfruttato da lei, per il fatto che il suo sistema era quello di dire: io ti metto a contratto, ogni mese ti do dei soldi, tu mi devi garantire, non so, due carte. Tancredi regolarmente non riusciva a provvedere, ma non perché non le facesse, perché era uno che magari poi in una settimana ne faceva 30 di carte, ma per il fatto che lui dipingeva quando voleva. Già solo il fatto che avesse una scadenza lo faceva andare fuori di testa. E ci sono dei casi, degli aneddoti secondo cui lui è andato in giro a Venezia dicendo che avrebbe denunciato Peggy perché lei era una schiavista, perché non gli dava abbastanza soldi e pretendeva troppo. E quindi lui cosa faceva? Finché stava in casa sporcava tutto, lui usciva dalla stanza con le suole piene di colore fresco, le mani impastate di colore, e andava a mettere le mani sui muri della casa di Peggy. Allora lei lo sbatteva fuori, lui prendeva le tele, se ne andava via 3 giorni, andava in questura, diceva che la voleva denunciare, 3 giorni dopo ritornava senza chiedere scusa, si riappropriava della sua stanza e tornava a dipingere. Quindi una figura veramente incredibile. E dopo, nel 55-56, quando lei tronca i rapporti, nonostante questo capisce il valore di Tancredi e continua a sostenerlo, e lì avvia le prime mostre. Quindi ci sono le donazioni delle opere al MoMA di New York, al Brooklyn Museum, a Tel Aviv, in giro per tutto il mondo. Si parla di, nella tesi sono riuscito a radunare quasi 40 opere donate, che sono una cosa che all'epoca nessuno avrebbe fatto una donazione simile, e tra l'altro molto mirata, perché lei era una anche dal gusto eclettico, e non gli andava bene che Tancredi all'inizio dipingesse solo o carte o tele, e gli dice: no, prova l'amazonite, prova la tavola, prova vari tipi di tecnica. Lo convince a fare le prime litografie, le incisioni, che lui aborrava proprio, quindi mai si sarebbe potuto parlare di litografie per Tancredi. E quindi lei lo propone, e da lì si espande il giro in maniera incredibile, mostra a New York, mostra a Londra, mostra in tutto il mondo, certo. I collezionisti iniziano a chiamarlo, aumenta il nome, e lì appena inizia ad arrivare questo successo, lui si vede da un lato il successo privato, cioè i collezionisti che lo vogliono, dall'altro lato una biennale dove lo scartano, lo fanno fuori. Allora lui dice: ma io valgo o non valgo? E parte quel turbinio dove lui non capisce mai se quelli che intorno sono adulatori o veramente apprezzano quello che lui sta facendo. E quindi è in questo momento di crisi dove inizia a viaggiare molto, da Roma a Parigi, conosce la moglie con cui va in Norvegia, quindi cerca, diciamo, di ricostruire questa sua una sua nuova personalità, ma non cercandola a Venezia, cercandola altrove. Allora si innamora dell'Urlo di Munch, si innamora di Van Gogh, di vari artisti, e cerca, soprattutto in questo gusto norvegese, di ricostruire una sua personalità. Da lì iniziano anche i primi crolli, dove viene internato, ha questi picchi di follia dove distrugge le opere, fa pazzie, la gente non lo riconosce più, inizia a perdere i suoi amici. Allora ha questi momenti in cui un giorno si sveglia, litiga con tutti, parte, va a Roma per tornare 2 mesi dopo, litiga anche con quelli con cui sta lì. Insomma, praticamente si circonda solo di fumo, non ha più nessuno su cui contare di solido, tranne alcuni che per tutta la vita lo difendono, come Guidi, che è una figura chiave per Tancredi e anche per Peggy, perché è Guidi che scrive la prima monografia di Tancredi, la prima presentazione a una mostra, e lui insieme a Peggy che scrive la seconda, quindi gente che veramente ci ha creduto fino alla fine. E è interessante perché nella tesi ho
ha reperito uno ad uno tutti gli articoli che sono stati scritti di lui in vita e tutti quelli post mortem. E è incredibile che in vita siano stati scritti circa 130 articoli, nei 2 giorni dopo che è morto quasi il doppio. E questo è impressionante perché, ma tra l'altro finché era in vita scriveva solo il Gazzettino di Venezia e sì e no, Il Giorno, La Voce, pochi giornali. Mentre quando è morto, giornali che hanno scritto dalla Croazia, dalla Romania, da New York, dalla Francia, nei 2 giorni. Quindi questo dimostra il caso di un artista che si aspettava che morisse per consacrarlo, certo, quando invece aveva già detto tutto in quegli anni. Ecco che la scelta della curatrice per tutta la mostra si è svolta intorno non alla figura di Peggy Guggenheim come collezionista, ma come occhio. Quindi ha detto, ma Peggy Guggenheim, se è andata a cercare queste opere di Tancredi, queste opere di San Tommaso, queste opere di Vedova, cosa hanno queste opere che le lega, che le leghi e possa ricostruire un occhio, una cultura critica, certo, di Peggy? E è uscito fuori una mostra incredibile, veramente spaziale, che chiedo alla regia di mettere perché è proprio fantastica. Allora, prima di passare a un argomento che peraltro è simmetrico a quello che abbiamo appena affrontato, io voglio farti 2 domande. Una, ho ascoltato un nome che ha fatto sussultare il mio cuore, perché l'ho conosciuto. Tu l'hai chiamato Bill, così come Bill tutti Condon, lo chiamano, Bill Condon, William Condon, uno dei più grandi pittori. Io vi dico la verità, ho una sua piccola opera che mi regalò. Lui visse l'ultima parte della propria vita in Italia, in Lombardia, in una cascina. E pensate, Condon era nato, non so se lo sai, la notte in cui affondò il Titanic. Alcune opere del suo ultimo periodo vedevano questa nave in lontananza che volgeva verso un approdo. Allora un giorno io chiesi, scoprì così che lui era nato la notte del naufragio del Titanic, chiesi a Bill perché questo soggetto, no? E lui mi disse, dice, vedi, io sono quella nave, sono nato la notte in cui il Titanic affondò e probabilmente morirò nell'anniversario del naufragio del Titanic. È successo proprio così. Un artista leggendario, io ti dico la verità,
Ho avuto l'onore di vedere alcune sue opere alla Galleria Marini di Milano, bellissime, artista che a me piacerebbe tanto poter presentare. Ma la domanda che ti volevo fare, perché ormai tu sei uno dei massimi esegeti di Tancredi, circa il suicidio. Sai che Cesare Pavese si suicida perché, lo lascia scritto, ritiene conclusa la sua ricerca letteraria, ritiene di non poter andare oltre, ritiene di aver esaurito quelli che erano i percorsi da affrontare. Pensi che nella decisione estrema di Tancredi di togliersi la vita nelle gelide acque del Tevere ci sia stato soltanto l'irrequietudine, il fatto di non essere compreso, i dubbi, oppure anche la consapevolezza che forse era arrivato al massimo delle proprie possibilità? È una curiosità che... Allora, diciamo che l'organizzatrice della mostra, a cui proprio ho scritto una mail per mostrarle dei documenti che ho reperito, ha interpretato il tutto come hanno interpretato tanti giornali dell'epoca, che come titolo presentavano Tancredi e la sua follia, Tancredi e la sua schizofrenia, Tancredi è... e si è spostato molto, diciamo, il motivo del suo suicidio su un discorso psicanalitico, cioè sulla psiche, lui che era tormentato, disturbato, aveva questi cali, eccetera, eccetera. E io invece credo che si possa spiegare molto di più come insofferenza, ma non insofferenza dovuta, certo, a motivi fisici o psichici, c'è anche quello e nessuno lo può mettere in dubbio, però ci sono tante coincidenze che mostrano invece come non può essere un caso, proprio in quell'anno, proprio quando per la prima volta espone alla Biennale del 64 con alcune opere, ci sono tante coincidenze. Secondo me, io credo che lui si sentisse arrivato artisticamente, perché diciamo lui da quando inizia fino, o meglio, lui inizia facendo un figurativo post-cubista che è a parte, però diciamo dal 49-50 fino al 58 quando fa... a proposito di Venezia, le varie situazioni in cui lui si immagina questa atmosfera veneziana, diciamo tutta la sua, il suo sviluppo artistico va verso una riduzione, cioè lui parte con delle linee che diventano tratti sempre più piccoli fino a dei punti, quindi oltre a quello non si può andare, quando, certo, tu riduci, penso a macchiaioli, impressionisti, puntinisti, e dopo il puntinismo, dopo il punto che fai non c'è più niente, quindi è una strada a senso unico quella. Lui arriva al limite, da questo limite riparte, ma non può ripartire con quello, si trova a fare la serie Matti, Facezie, i fiori, quindi l'omaggio a Hiroshima, e quindi cambia completamente, introduce il collage, introduce una linea che prima non aveva, e anche quella nel 64 la porta al limite massimo, e secondo me lui si è chiesto: ma da qui che faccio? Non è un percorso troncato a metà, il suo è un percorso iniziato e finito con il massimo del criterio, non c'è nessuna interruzione, si vede proprio un'evoluzione che è perfetta, un'evoluzione che in un anno diciamo mette in luce il debito che ha verso Pollock, l'anno dopo verso Mondrian, l'anno dopo verso altri artisti, quindi ogni volta lui cita e supera fino a che arriva al punto in cui Tancredi è solo Tancredi, ma non può andare oltre, non può superare se stesso, e quindi secondo me lui ha avvertito questo spaesamento, questo limite, e ha deciso di farla finita. Quindi non credo neanche, come hanno interpretato altri appena dopo, quando è stata fatta una mostra nel 67 a Cavendramin Calergia, Venezia, dove diciamo si è tirato un resoconto di tutto. Nel 68 si fa un'altra biennale con una sala con oltre 40 opere sue, quindi si dice ok, Tancredi è un genio non compreso, bisogna far luce. Anche lì diciamo la sua morte era stata spiegata come un gesto per farsi sentire, cioè come è stato detto di tanti artisti: mi ammazzo così tu mi ascolti. No, Tancredi non ha mai fatto questo, anzi era un artista che sapeva farsi sentire anche senza urlare, sapeva farsi sentire facendo delle opere per cui tutta Venezia per mesi parlava solo di quello, quindi aveva le armi per farsi ascoltare, che non era di certo il suicidio. Io credo che sia più che dovuto all'insoddisfazione di questo o alla psiche di chissà che voglia, malattia, eccetera. Lui si sentiva arrivato artisticamente. Ma sai, sono anche letture semplicistiche,
Ce ne sono tantissime, sì. Aspiranti divulgatori che insomma ci vengono a raccontare. Tu immaginati Rothko che si suicida per richiamare su di sé la propria attenzione, eresia, lo stesso Ashley Gorky. Io credo, come più giustamente tu hai sottolineato, un artista consapevole che abbia svolto un percorso coerente arrivi a un punto e si chieda come posso andare oltre, sì. E se non dà risposta a questo probabilmente può anche prendere una decisione estrema. Abbiamo anche un altro video perché i minuti corrono e io lo voglio vedere. Abbiamo perché è un altro bel video. Della collezione permanente con il nuovo allestimento del Guggenheim, un video un po' più lungo del solito che magari manderemo in onda anche al di fuori degli spazi perché è il massimo, diciamo che c'è la sintesi di tutto e soprattutto interessante perché Peggy Guggenheim non ha mai comprato opere per avere la, come si può dire, la firma. Ogni opera che ha preso, anche laddove sembri minore, certo, mette in luce invece un occhio critico, un occhio che è veramente impareggiabile. Quindi ogni opera, anche qualora sembri minore, è un'opera di serie A. Quindi chiedo di mandare il video.
I minuti corrono sempre troppo veloci quando c'è Cesare Orler, quindi siamo al volgere di questa ennesima trasmissione, ennesima puntata del Cesare's Corner, però annunciamo gli argomenti della prossima. Esatto. Ieri un giro a Milano mi ha fornito tanto materiale, diciamo che serviranno due puntate per esaurirlo tutto. Sono varie mostre, tra cui quella di De Chirico a Palazzo Reale, De Pisis al Museo del Novecento, Elio Turvitt al MUDEC di Milano, una mostra sul design italiano, quindi c'è dalla pittura al design alla fotografia, c'è tanto, mostre appena aperte, quindi materiale fresco e chiunque voglia da qui a 5 mesi le trova aperte per fare un salto, quindi sono in una preparazione dei video stupendi. Invece diamo anche l'appuntamento a fra meno di un mese, l'8 novembre, segnatevi questa data. Omaggio al genio di Angelo Muriotto, ore 22, sarà un venerdì immagino, ci sarà sicuramente Cesare Orler. Cesare, io stasera ti saluto, mando un pensiero speciale alla mamma, alla certo. Mamma di Cesare che ci segue sempre con molta attenzione, Cesare, io sappiamo a cosa mi riferisca in questo momento. E allora, grazie, vai buona avanti serata, così, Giovanni, sei sempre più bravo. Ti ringrazio. E ricordati, il secondo è una brutta copia tua, il secondo che è molto distante da te è una brutta copia tua. Allora, ancora grazie per chi ci ha seguito, appuntamento a venerdì prossimo, sempre alle ore 17 con il Cesare's Corner. Sigla.